Diamo il buongiorno al direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Contu, che è tornato a trovarci. Direttore, bentornato. Grazie, buongiorno a voi, eccoci. Direttore, abbiamo appena parlato con due gestori di hotel a proposito di vacanze, di prenotazioni, e pare che tutti quelli che stanno telefonando per prenotare vogliono capire se devono esibire il Green Pass dal 6 di agosto per entrare in sala colazione. È sicuramente un argomento che interessa molti. Questo Green Pass necessario potrà in qualche modo servirci ad arginare la pandemia e a farci stare più tranquilli? Beh, certo, penso proprio di sì, mi sembra che questo sia l'obiettivo. Naturalmente, lo avete detto bene voi, deve essere durante il notiziario, deve essere commisurato anche alla situazione, non può essere un elemento di ulteriore tensione nella società, ma certamente avere a disposizione il Green Pass e poter andare nei luoghi in sicurezza è un obiettivo di tutti, non soltanto per il nostro svago, il nostro divertimento, le nostre vacanze, ma soprattutto per sostenere l'economia. Se noi non riusciamo a contenere la pandemia e a eliminare il più possibile il virus, avremo sempre una grande incertezza, e come sappiamo l'incertezza in economia è letale per gli investimenti, è letale per chi vuole venire in Italia, per il turismo, per l'arte, per la cultura. Quindi sì, ci vorrà questo Green Pass. Il governo sta studiando un sistema che non sia troppo punitivo, ma che allo stesso tempo appunto consenta a chi si è vaccinato di andare in giro con più serenità. Questo mi sembra l'obiettivo principale. Naturalmente non bisogna dimenticare poi che la campagna deve andare avanti, perché non si possono lasciare le persone senza Green Pass perché non ci sono i vaccini. Quindi ci vorrà ancora molta campagna, e poi con un Green Pass diffuso credo che la situazione sarà più diciamo serena per tutti. Non c'è dubbio. A proposito di Green Pass, si complica invece la strada, la questione della certificazione verde al lavoro. I sindacati chiedono al governo che si faccia una legge ad hoc. È fattibile, direttore? Sì, è fattibile, diciamo, i costituzionalisti ce lo hanno spiegato, è fattibile che ci siano delle restrizioni, che ci sia una regolamentazione, naturalmente con una legge, perché è un argomento troppo importante, però è un tema delicato. È comprensibile la preoccupazione dei sindacati che questa certificazione non diventi una scusa magari per licenziare le persone, ma allo stesso tempo credo che tutti i cittadini debbano farsi parte in causa di questa situazione, i lavoratori, e quindi certamente nei luoghi di lavoro con questa certificazione si potrà tornare a lavorare in presenza, perché francamente mi sembra complicato continuare in tutti i smart working per ancora molto tempo. Questo è un problema per la produttività, è un problema per le aziende, e quindi questo è il modo per cercare di ritornare a una lenta normalità. Luigi Contu, direttore dell'agenzia di stampa ANSA, ha parlato prima, accennato dai vaccini. Due giorni fa un attacco hacker alla regione Lazio che pare sia partito dall'Europa dell'Est. Il governatore della regione Zingaretti ha parlato insomma di una situazione grave e severa, anche se poi in realtà ieri la macchina vaccinale pare sia comunque ripresa. Cosa c'è dietro secondo lei a questo attacco? È gravissimo, ha ragione Zingaretti, questa è la nuova frontiera del crimine, ci sono attacchi, cyber attacchi in tutto il mondo, in obiettivi sensibili tutti i giorni, tantissimi, sono fatti a scopo di lucro, e il nostro paese non è preparatissimo, lo ha dimostrato questa vicenda del Lazio. Speriamo che si riesca ad arginare, il governo deve correre ai ripari, perché è evidente che il nostro sistema è bucabile e dobbiamo metterlo in sicurezza. Purtroppo questi sono criminali molto molto sofisticati, che riescono a bloccare i sistemi, arrivare ai dati sensibili, possono bloccare aziende, istituzioni e intere regioni. Insomma, bloccare un sistema sanitario del Lazio e il sistema pubblico del Lazio significa poterlo fare anche in altre regioni. È necessario uno sforzo da parte del governo per creare una rete di protezione per tutte le situazioni sensibili, non soltanto le aziende private ma anche il pubblico, perché altrimenti rischiamo la paralisi. Direttore, prima di salutarci, è vero e lo stiamo capendo insomma in questi giorni, ma anche in questa chiacchierata che stiamo facendo, che abbiamo tante questioni aperte, tanti nodi da risolvere anche alla luce delle incertezze che si presentano in vista di settembre, in vista della ripresa ad esempio della scuola e non solo. Però abbiamo un'estate segnata anche da delle gioie, che sono quelle che arrivano da Tokyo, dalle Olimpiadi, a poche settimane di fatto dal trionfo dell'Italia agli europei di calcio. Insomma, questo è qualcosa di estremamente straordinario, che non solo aiuta a distrarci, ma ci mette anche tutti insieme a fare il tifo per qualcosa di bello.
Ma sì, io credo che sia al di là delle singole situazioni che sono state fantastiche, le avete raccontate, le abbiamo vissute e raccontate, e credo che ci sia un momento in cui il paese, dopo questi anni così difficili, nei quali non era scontata una reazione unitaria, si sta ritrovando e questo credo che sia anche un elemento che riguarda il governo, perché in una situazione difficile le forze politiche si sono unite per dare un segnale al paese per governare una situazione complicata dal punto di vista sanitario ed economico. E le vittorie nello sport fanno molto bene a questo spirito, non c'è niente da fare, lo sport unisce, è una metafora della vita e in questo caso anche un po' della vita civile di un paese, e quindi sono dei segnali importanti, sono dei segnali di un paese vitale che in una situazione di grande difficoltà ha consentito ai suoi atleti di allenarsi, di arrivare a grandi risultati, e questo deve accadere anche nel lavoro, deve accadere nella cultura, nel turismo. È un momento complicato, queste medaglie fanno bene al paese, fanno bene a tutti, al di là, ripeto, del valore sportivo che è enorme, però queste vanno, questa volta vanno un po' al di là. Non c'è dubbio, ha ragione il nostro ospite Luigi Contu, direttore dell'ANSA, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e buona giornata e buon'estate. Grazie, buon'estate a tutti.